Oggi vi propongo i pizzi leccesi. Sono dei rustici di grano duro conditi con pomodoro, cipolle, olive nere, morbidissimi ma soprattutto buonissimi. Una ricetta tipica della cucina salentina da gustare in ogni momento della giornata, come spuntino, come antipasto o per accompagnare l'aperitivo. 30 ml di acqua naturale, sciogliete 3 g di lievito di birra secco con un cucchiaino di zucchero semolato. Se volete, potete scegliere anche di utilizzare il lievito di birra fresco. Benissimo, adesso vi serviranno 600 g di semola rimacinata di grano duro. Versate poco per volta 500 ml di acqua naturale. Una volta che avete amalgamato bene tutta l'acqua, vado a versare anche un cucchiaino abbondante di sale. Se vi piacciono ancora più salati, mettete magari 2 cucchiaini di sale, ma molto dipende dai vostri gusti. Io vi consiglio un cucchiaino di sale abbondante. A questo punto, una volta che abbiamo amalgamato anche il sale, vado a versare l'olio d'oliva oppure l'olio di semi di girasole, 3 cucchiai. Quindi vado a versare l'olio. Continuo ad amalgamare bene il tutto, vado ad amalgamare bene anche con le mani, poi ricopro con la pellicola oppure con un coperchio ermetico e lascio riposare a temperatura ambiente per circa 40 minuti. Mi raccomando ragazzi, non lasciate la vostra ciotola vicino a fonti fredde oppure troppo calde, deve essere a temperatura ambiente, magari chiudete la finestra, non deve prendere troppo freddo se è d'inverno. Benissimo, una volta che abbiamo fatto riposare il nostro impasto, se volete vi faccio già vedere i nostri ingredienti. Mettiamo cipolla, una bella cipolla grande. Io ho utilizzato la cipolla rossa, ma potete utilizzare anche la cipolla dorata. Circa 150 g di olive nere, vado a tagliare le mie olive nere a rondelle. Una volta che taglio la cipolla, mi assicuro che la cipolla è ben separata, quindi non ci sono, diciamo, pezzi grandi di cipolla. Verso le olive nere e poi vado ad utilizzare circa 18 pomodori. Io utilizzo il pomodoro Piccadilli. Se volete, potete utilizzare anche un'altra tipologia di pomodoro. Benissimo, questi sono i condimenti, poi andremo a mettere anche l'origano, l'olio, un cucchiaio di olio, pepe nero macinato, sale e 2 cucchiai di doppio pomodoro concentrato. E mi raccomando ragazzi, insaporite bene i vostri ingredienti, quindi dovete mettere la giusta quantità di pepe, sale e origano senza né esagerare. Neppure metterne troppo poco perché il risultato finale dipende molto da voi. Quindi assaggiate, se sono ben saporiti, le vostre pizze leccesi saranno buone. Dopo che il nostro impasto ha riposato 40 minuti, riprendiamo il nostro impasto, lo allarghiamo, facciamo prima qualche piega e poi lo allarghiamo come vedete nel video. E andiamo a versare i nostri buonissimi ingredienti. Adesso dobbiamo avvolgere il nostro impasto e amalgamare il tutto. Come vedete, la ricetta è davvero semplicissima da realizzare, si realizza in pochissimo tempo. E voi avete mai provato i pizzi leccesi? Fatemi sapere nei commenti. Quindi, una volta che abbiamo amalgamato benissimo i nostri ingredienti, dovete proprio ottenere un panetto omogeneo, preparate un'altra ciotola grande, ungete la ciotola con l'olio extravergine di oliva e versate il vostro impasto. Ricoprite con pellicola oppure se volete potete utilizzare un coperchio ermetico. Io metto la pellicola e un canovaccio pulito sopra. Lascio riposare dentro il forno spento con luce accesa per 3-4 ore, molto dipende anche dal tempo che avete a disposizione. Io li ho lasciati per 4 ore. Quindi ho fatto lievitare il tutto per 4 ore, dopo 4 ore riprendo, ecco qui il mio impasto, preparo una spianatoia con abbondante semola rimacinata di grano duro, verso il mio impasto, verso un altro po' di semola rimacinata di grano duro.
e vado, diciamo, a amalgamare, a avvolgere il mio impasto come vedete nel video. Allora, ragazzi, i pizzi leccesi non hanno una forma predefinita, quindi se vi vengono un po' storti, è così la ricetta. Non è quel pane perfetto dalla forma perfetta, sono fatti proprio così e sono super buoni lo stesso. Quindi non vi preoccupate della forma. E vi consiglio di realizzare 12 pezzi. Io ho realizzato meno pezzi perché ho realizzato dei pizzi leccesi un po' più grandi, però vi consiglio di realizzare almeno 12 pezzi. Viene meglio. Quindi, ragazzi, una volta che avete realizzato tutti i vostri pezzi, preparate una teglia con cartaforno, mettete i pizzi leccesi all'interno della teglia e li lasciate riposare ancora per circa 40 minuti. Quindi dopo 40 minuti li possiamo infornare. Se utilizzate il forno statico a 220 gradi oppure il forno ventilato a 210 gradi per circa 20 minuti. Quindi scegliete voi se utilizzare forno statico o ventilato. I minuti di cottura possono cambiare da forno a forno, quindi i miei già dopo 20 minuti erano pronti, però molto dipende dal vostro forno. Quando li vedete che sono ben dorati, ovviamente sono pronti, quindi controllate bene la cottura. Che dirvi, ragazzi, sono buonissimi, sono la tradizione salentina, quindi pizzi proprio leccesi, super super buoni, facili e veloce. Che dirvi? Vi aspetto sul mio canale YouTube Cartisia, iscrivetevi e attivate la campanella. Un bacio grande grande da Cartisia, ciao, alla prossima!